Bella a tutti ragazzi, bentornati nel Dark Channel, io sono Dark12 e bentornati in questo secondo video di Metro 2033. Allora, continuiamo subito, vai, continua. 8 giorni prima. La vita nelle gallerie non era facile, ma ormai quella era la nostra casa. C'era qualcosa di confortante nella routine, nel vedere le stesse persone giorno dopo giorno. Ma dopo l'intensificarsi degli attacchi dei mutanti, la stazione era in preda alla paura. Avevo 20 anni e non immaginavo cosa sarebbe accaduto il mattino in cui Hunter, l'amico del mio patrigno, arrivò alla barricata. Ok, l'altra volta ce l'avevamo fermati qua. Speriamo, no, lasciamo l'ascesa, la luce no, anzi, non consumiamo perché andiamo, da quel che ho visto siamo in situazione abbastanza difficile. Malattia. Ne ho passate di peggio. Wow. Alex. Sì, Nicolai? La stazione non potrà resistere ancora per molto agli attacchi. Dobbiamo fare qualcosa. Cos'altro possiamo fare? Ah, non si apre, ok. Cos'altro possiamo fare? Stiamo facendo quello aspettiamo più possibile. Di cosa ci dirà Hunter. Aspettiamo. Chissà chi è Hunter. Vabbè, dai. Sergei, avete visto il mio Sergei? No, non l'ho visto. Un'altra pattuglia è stata bella, prete. Nella notte. Capisco, mamma mia, dobbiamo aspettare molto. Andiamo, Artyom. E di Alexei si sa nulla. Era all'avamposto. Non è. Visitatori. Pieter. Qualcuno l'ha visto? Il capitano ha detto che stava bene, ma... Oh, spero sei tu. Ciao. Eh sì che sono io. Chi deve essere? Su. Vieni, Alex. Vengo, vengo. Non si può spegnere niente, non si può prendere niente. Come vuole. Stanno i feriti? Non ci sono stati molti miglioramenti. Aia, due sta ancora sono vivo stamattina. I tetri non uccidono subito, ma danneggiano la mente delle loro vittime. Oddio. E questa prima o poi la porta alla morte. Poverino, vabbè, andiamo via che qua non sono belle scene da vedere, sinceramente. Non ce la faccio. No, sì che ce la fai. Su. Forza e coraggio e riuscirai a fare tutto quanto. Cosa diavolo? Chi sarà mai? È Hunter. I mutanti non bussano prima di entrare. Apri quella dannata porta. Giustamente ha anche ragione. Dai, aprite. Vediamo un po'. Oh, luce fu. Benvenuto all'Expo, Hunter. Grazie. Ora chiudi la porta. È un pezzo che non ci si vede, Hunter. Lieto di rivederti, Alex. Vediamo la luce, dai. Allora, Hunter, che sta succedendo nel mondo esterno? Non molto. Più che altro si sente parlare dell'Expo e dei non morti che infestano le vostre gallerie. Artyom, ho incontrato un tizio che vendeva vecchie cartoline di New York. Ho pensato alla tua parete. Questi non sono i soliti mutanti. Sono diversi. Grazie. La Statua della Libertà, che tra l'altro è stata pure regalata dai francesi. Beh, qualunque cosa siano, il mio ordine ha un motto. Se è ostile, ammazzalo. Bravo, e sono d'accordo con te. Intrusi nel condotto di aerazione principale. Stanno arrivando dall'alto. Mancava solo questa. Ci sono dei feriti dietro questa parete. Kirill, porta il tuo gruppo nelle gallerie. Io Alex, Hunter, dobbiamo restare qui e difendere l'atrio. Presto, Artyom, procurati un'arma. Dove la via, dove la via, dove la via. Facciamo la luce. No. Ah, ecco, ho visto. Prendi un'arma, okay. Artyom. Abbiamo questa. Ah, il medikit, ok. Per passare un'arma a un altro, ok. Per confermare, ok, perfetto. Cioè, no, voi vedete, guardate loro. AK-47, AK-47. Noi invece con un revolver. Però dai, va bene anche il revolver. Stanno per arrivare, lo sento. Accendiamo la luce, mi sa. Non si accende più. Ehi, dove siete? Mi sto cagando abbastanza in mano. Ok, quello ci hai pensato tu e va bene. Però non può essere così facile che... Morite, 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 muori. Dove l'hai visto?
Rimani là. Non è permesso qua. Non sei il benvenuto. A lui l'hanno fatto fuori. Ok. No, invece sì, Hunter, stai tranquillo. Che li faremo fuori tutti. Qui ci sono io. C'è Artyom, l'imbattibile, l'indomabile con la sua pistoletta. Voi state con le mitragliatrici e vi state cacando sotto. Ah, tu sei ancora vivo, tra l'altro. Carica. Oh, cacchio. Dobbiamo selezionare per forza questo. Stai bene. Cioè, guardate che fortuna. Abbiamo finito tutto. Cecchino coi fiocchi, il ragazzo. Wow. No, non salto nulla, dai. Niente tetri qui. Solo la solita feccia delle gallerie. Anche se non li vedi, i tetri sono qui. La loro arma è la paura. È questo che ha fatto fuggire i Nosalis attraverso le gallerie come topi. I tetri non sono dei semplici mutanti. Sono i nuovi homines, il passo successivo nell'evoluzione. Hai mai sentito parlare della guerra per la sopravvivenza? Ho una notizia per te. L'abbiamo persa. Che ti prende, Alex? Se volete andare al macello come pecore, accomodatevi pure. Io difenderò la mia vita con le unghie e con i denti. E trascinerò all'inferno con me parecchi di quei tuoi nuovi homines. Ben detto. Pensi di essere in un vecchio film, cowboy? Guardati intorno, Hunter. 10 soldati addestrati al combattimento, fatti a pezzi con la mente distrutta. I tetri! Con quale faccia? Al posto di guardia esterno! Andiamo! Matrix. Tutto a rallentatore. Ma che è successo? Ma perché noi stiamo qui? Non è sta luce, è troppo forte. Tutti morti. Wow. Accidenti, accidenti, accidenti! 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 Accidenti, accidenti! Lo sa il diavolo cosa sta succedendo là fuori, oltre il perimetro. Devo andare in ricognizione. Ascoltami bene, Artyom. Se non sarò di ritorno entro domattina, vai alla stazione di Polis e cerca un tale di nome Miller. Spiegagli quello che mi è successo e raccontagli cosa sta accadendo nelle gallerie settentrionali. Mostra questo a Miller, così saprà che ti mando io. Adesso è tutto nelle tue mani, Artyom. Non deludermi. Ma io volevo venire con te. Se vogliamo sopravvivere, dobbiamo eliminare questa minaccia. A qualunque costo, dobbiamo eliminarla, è chiaro? Sparta. Wow. Capitolo 1, si parte. Hunter non tornò. Non sarebbe stato facile trovare una scusa per lasciare la stazione e andare fino a Polis, ma avevo dato la mia parola. Venni a sapere che la carovana sarebbe partita alla volta di riga l'indomani e che aveva bisogno di guardie. Mi offrii volontario. Era ora! Te la sei presa comoda come al solito. Prendi la tua roba e vai al binario. Gli altri ci stanno aspettando. Ci vediamo lì. E cerca di non scordarti nulla, Artyom. Certo. Allora, appena acquisito delle cartucce di grado militare, particolarmente preziose per la loro qualità e le loro potenze, le storiche munizioni di grado militare possono essere utilizzate anche come moneta corrente per acquistare armi e oggetti nei negozi. Rare e preziose, le cartucce di grado militare si distinguono per le loro ottime condizioni e per il lucido rivestimento. Allora, se ti sei perso, vuoi sapere qual è il tuo prossimo obiettivo? Premi M per aprire il diario. Proviamo M. Allora, tasto sinistro il mouse per usare per leggere l'agenda. Ok, e tasto destro. Figo. Ottimo. Va bene, ragazzi. Questo video lo posso concludere qui. Quindi io vi ricordo di passare da Facebook, Instagram, mettere mi piace e commentare. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!